Ciao a tutti amici di extremehardware.com, sono Ivan e benvenuti ad un nuovo unboxing. Oggi vedremo una tastiera meccanica particolare, con un layout particolare, pensata esplicitamente per massimizzare il comfort durante la scrittura. Si tratta di un prodotto della Truly Ergonomic, una tastiera appunto non comune. Vediamo la confezione decisamente anonima, in cartone, senza stampe, senza niente. L'unica cosa, nella parte posteriore troviamo il modello, il codice ovviamente a barre, e poi il marchio e il logo. La confezione si apre nella parte frontale, abbiamo un'apertura di questo tipo classico, e apriamo la confezione. All'interno ecco la tastiera accompagnata da un opuscolo illustrativo. Possiamo subito notare l'ergonomia decisamente particolare di questo prodotto. Abbiamo alcune informazioni a sua disposizione nei tasti, che per l'appunto non sono standard. Ecco qui, e guida sull'installazione. Poi passiamo alla tastiera. La confezione, come vedete, è molto sobria, ma anche ridotta ai minimi termini. Oltre alla tastiera stessa e all'opuscolo appena visto, non contiene nient'altro la scatola. Eccoci qui, tastiera protetta in un blister plastico con una cover rigida per evitare di rovinare i tasti. Apriamo la pellicola. Estraiamo la tastiera. Ok, appoggiamola sul tavolo. Dunque, il cavo è un cavo, ecco qui, mettiamola bene in mezzo in vista. Il cavo è un cavo normale in gomma con connettore normale, non si tratta di un prodotto da gaming, quindi certe soluzioni non sono presenti. Abbiamo due poggiapolsi morbidi in gomma, molto resistenti all'usura, e il corpo della tastiera è realizzato in plastica rigida, ruvida e opaca. Come possiamo vedere, il layout è particolare. Abbiamo, diciamo, due macro aree dedicate alle due mani, ovviamente, dell'utente, che ci permettono di utilizzare la tastiera senza ruotare i polsi. Quindi non dovremo mettere le mani, diciamo, in questo modo, ma potremo tenerle dritte appoggiando la mano così, e ci ritroveremo i tasti perfettamente posizionati. Si può notare veramente il profilo ergonomico che è stato dato. I tasti non sono neanche allineati e seguono proprio la forma della mano, dove qui tendenzialmente si andrà a posizionare il medio, che è più lungo delle altre dita. Tasto space diviso in due parti per poter azionare con i pollici di entrambi le mani, ovviamente indipendente, mentre i tasti che normalmente troviamo nella parte destra della tastiera, come enter, backspace, tab, che sta nella parte sinistra, tasto di cancio, diciamo, sono posizionati in centro. È un layout particolare che in realtà si è già visto in passato su alcune tastiere della Microsoft, che oggi propone ancora in versione, diciamo, meno estremizzata. Sono presenti tasti multimediali di seconda funzione nella parte superiore, si possono apprezzare forse meglio così. Sì, si vede meglio, sì. Il tasto function per attivare la seconda funzione è posizionato in mezzo sotto i function key. La parte posteriore mostra un dip switch che ci permette di configurare la tastiera in diverse configurazioni. Vedremo meglio poi durante la recensione esattamente quali sono le possibilità per quanto riguarda questa soluzione. La tastiera è di tipo meccanico, abbiamo dei Sherry MX Brown sotto. Vediamo se riusciamo a togliere un cap di un tasto per mostrarvi. Vediamo, uno, diciamo, facilmente. Ecco, questi qui dovrebbero essere. Ecco qua, siamo usciti. Come potete vedere, tasto meccanico brown. Tasti brown che sono quelli più accreditati per l'uso misto, sia gaming ma soprattutto scrittura, perché hanno un feedback tattile senza click, con ancora interna fissata. Vedremo nel corso della recensione sul nostro portale www.extremehardware.com maggiori informazioni su questa tastiera, impressioni d'uso, più che altro durante la battitura, diciamo, di testi. Quindi continuate a seguirci, un saluto a parte dello staff.